Non vanno nel povero fan, questi vanno per i fondi che non l'avevo immaginato, iniziando a seguire le questioni della difesa della costa da assessore regionale, di ritornare su alcune questioni che davo per scontato fossero concluse. E parlo della difesa della costa di Sassonia Centro e della difesa della costa di Metà Origlia. Fin dai mesi addietro, anche gli anni addietro, si diceva sempre che gli interventi che si stavano portando avanti erano conclusivi ed erano interventi definitivi. In questi tre mesi, cominciando un po' a verificare queste cose, è emerso che a Sassonia l'intervento, a dire di molti operatori, anche se si sta concludendo, non è comunque, diciamo, da ritenersi definitivo, perché manca un'ultima scogliera che non era mai stata prevista, mai stato richiesto alla Regione un finanziamento e mai presentato ancora ad oggi un progetto che metterebbe a repentaglio, uso il condizionale, e vedremo un po' cosa succederà nei prossimi mesi, l'ultimo tratto di Sassonia prima del porto lo metterebbe fortemente a repentaglio. L'altra situazione invece sono i famosi 4 milioni per le scogliere di Metà Origlia, che fino a pochi mesi fa si vedeva, insomma, tutti quanti dire che era finalmente addivenuto la possibilità di realizzare quest'opera di salpamento delle scogliere, portarle a largo e mettere in sicurezza quel tratto di costa. Ecco, noi vediamo invece, verificando un po' di situazioni, che lì c'è a rischio fortemente il finanziamento, perché si è fatto lungo un po' il periodo e il tempo, e oggi non si riuscirebbe entro il 2022 a completare quell'opera per poi rendicontarla al Ministero di ottenere i fondi. Su questo sono venuto oggi qui a incontrare l'amministrazione comunale di Fano, facendo presente entrambe le situazioni. Su Metà Origlia riusciamo a rimediare come Regione, perché riusciamo con un nostro intervento, con una nostra delibera, a spostare il finanziamento da un fondo diverso da quello attualmente previsto, senza perdere di tempo, garantendo quindi la rendicontazione entro il 2025, non più entro il 2022, quindi recuperiamo quel tipo di finanziamento e consentiamo di poter proseguire su quel tipo di opera, così come era stata impostata. Su Sassonia, quello che io oggi qui sono venuto a dire, presentatemi al più presto un progetto per completare l'opera, nel più breve tempo possibile cercheremo di autorizzarlo e anche di mettere una parte di finanziamento insieme al Comune di Fano per poter realizzare l'opera sul prossimo anno, ma anche in questo caso, ripeto, è un qualcosa alla quale ancora oggi in Regione non è arrivato nulla. Quindi, come dire, siamo qui oggi un po' a recuperare, come dire, non il tempo perso, che è una brutta parola, ma alcuni ritardi che sinceramente avrebbero creato seri problemi, sui quali invece credo tuttora ci possano essere condizioni di rimediare al meglio.